quarto, se non mi ricordo male, rappresentante di T-Red Factory Team, il mitico Coro Crematia. Andiamo con gli highlights e dopo vi saluto. Quindi ecco qua la partenza. È corso tutto liscio come l'olio, nonostante le qualifiche ci avevano fatto intravedere cose peggiori. Mogavero a guidare per il capitano di giornata, che era Michael Capati. Gruppo allungatissimo fino dalle prime battute. Di nuovo Capponi ancora a tirare per il capitano Capati, quindi tutto il team URB, Revo, Project pronto. E Longo, lo vedete, mano su, mano giù, è quello che vedete in divisa multicolore che va dal blu e sfuma verso il rosso. Tra l'altro il compagno di squadra Pippo Fortina ha vinto anche la tappa di New York della Reduc. Eccolo qua, c'è un momento in cui si trova addirittura Longo, ne aveva con Capati. Poi si fanno raggiungere da Poccianti, lo vedete dietro spirintare quasi per chiudere su di loro. Il gruppo si chiude nuovamente. Longo, qua di nuovo il gruppo in quadriglia, il gruppo aperto, siamo alle ultime fasi, di nuovo velocità un po' più rallentata e prendono l'iniziativa lo sciamano, è il sciamano Lesica Facundo per il team T-Red, qua addirittura Tincani, il team Iaredini in testa e poi gli ultimi giri, adesso appena apparirà l'highlights, abbiamo Alessandro Mariani, anche lui reduce da una brutta caduta la scorsa settimana, ma anche una stagione condizionata da cadute tutto l'anno, con uno stop di quasi due mesi per il team IRD Squadra Corse, che tira incessantemente per gli ultimi due giri per l'arrivo, per la volata di Tincani, ma Tincani non ne approfitta, ne approfittano bensì altri. Ecco qua intanto fase ancora di highlights, sempre con il duo dinamico Lesica Facundo e Mattia Corker. Longo prova di nuovo, sempre Lesica e Corrocker, per diversi giri hanno provato loro ad allungare ancora, non ci sono riusciti, purtroppo per loro non ci sono riusciti, si è rallentato tant'è che anche Adrian Merck si è trovato nelle prime posizioni. L'ultima fase di studio in cui ci si è guardati un po', e qua è Mariani prende l'iniziativa, ha in meno 3, di nuovo ai meno 2 è davanti Mariani, non lascia posto a nessuno. Qua è l'ultimo giro, prendono in testa questi tre che come dei pazzi si buttano nelle curve, Mariani non segue perché aspetta Tincani, non ne ha per la volata. Eccolo qua, ultimo giro. Questo è penultimo giro. Ecco l'ultimo giro, ecco qua. Michael Capati a tutta, dietro Giovanni Longo, Mattia Corrocker. Eccoci di nuovo, e qua Longo passa finalmente, incredibile. Capati con una frenata al limite, proprio entra l'ultimo e poi e via. Buonanotte a tutti, ragazzi, grande. Io vi saluto, Giovanni Longo, campione italiano. Per la classifica nei prossimi giorni avrete tutto da vedere sul sito. Ci vediamo alle premiazioni, un ringraziamento particolare va a PMG per il supporto, al Mobilificio Lissone e a Scatto Fisso Crew per la bellissima gara. Federazione Ciclistica Italiana con l'assegnazione del titolo di campione italiano. Una buonanotte a tutti da Matteo Zazzara e da Lissone, alla prossima.